Oggi fa piuttosto freddo, è brutto tempo, è così. Ho la maglia del pigiama, perché faccio il turno la sera e quindi la mattina posso riposare. Allora, ero rimasto a, come dire, il mio coming out in famiglia e come dire, le difficoltà che ho incontrato. Oggi vorrei però parlare, ritornare a parlare di cose un po', come dire, culturali, un po' astratte, e riguardo, come dire, la mia presa di coscienza riguardo l'omosessualità. Cioè, avevo già detto che, come dire, i miei studi culturali, la filosofia e la storia mi avevano aiutato a capire meglio come l'omosessualità non fosse una patologia, ma un fatto normale della sessualità umana, perché chi conosce la storia, in particolar modo la storia greca, classica, romani, ma anche altri popoli del passato, si rende conto che l'omosessualità è sempre stata una presenza significativa nella storia dell'uomo. Non sono solo i greci, normalmente quando si parla di omosessualità antica si pensa subito ai greci, a Zeus e Ganimede, tutte le storielle con questi efebi, no? Cioè fra un uomo maturo e un efebo e tutte queste storie là. In realtà ci sono molte, molte altre cose. Per esempio, già presso i Sumeri c'erano storie omosessuali, cioè Re Gilgamesh e il suo amico Enkidu, in più nel Medio Oriente la prostituzione, cioè non c'era solo la prostituzione femminile, ma era largamente diffusa anche quella maschile, c'erano addirittura prostituti sacre, così come c'erano prostitute sacre, cioè donne che si prostituivano per celebrare un rito religioso, perché il sesso era sacralizzato, no? Cioè, essendo un atto generativo, veniva visto come se praticato in un determinato ambito, secondo un determinato rito, era un culto reso agli dèi, no? Cioè, i templi della dea Astarte, Ishtar, dea dell'amore e della guerra, dove le sacerdotesse si prostituivano, no? E poi i soldi dei clienti andavano al mantenimento del tempio e delle sue sacerdotesse, per fare un esempio, e c'erano anche i prostituti sacri. La Bibbia ne parla. E poi tante altre cose, presso i Celti l'amore tra guerrieri era una cosa normale e anzi esaltata, no? Così come anche presso i Greci la cosiddetta legione tebana, perché c'era l'idea normalmente nei popoli guerrieri, per esempio anche in Giappone, l'idea che l'amore fra due guerrieri fosse un cemento, no? Cioè, prendete una legione di omosessuali, di uomini omosessuali, saranno tutti così legati tra di loro, perché anche eroticamente e affettivamente, che saranno sempre tutti quanti pronti a sacrificarsi per gli altri, a difendere la vita degli altri con la propria senza esitare, no? Ecco, ed era per cui l'amore tra uomini veniva visto come una cosa buona, ecco. E tutte queste cose sulla mente di un giovane hanno il loro effetto, no? Perché ci si libera proprio dagli stereotipi che invece la cultura comune, cultura nel senso di abitudine mentale, non nel senso di conoscenza, no? Perché cultura ha due significati principali, cioè cultura come conoscenza, che è una cosa personale normalmente, e cultura collettiva, cioè tradizioni, usi, costumi,
conoscenze che sono parte di tutti, no? E che normalmente non riguardano conoscenze elevate, ecco, ma semplicemente tradizioni. Allora, cosa succede? Che la cultura come informazione, cultura dell'omosessualità nel senso come conoscenza dell'omosessualità e non come cultura che sta in un ghetto, no? E dall'altra cultura comune, per cui l'omosessualità è una cosa brutta, sporca e cattiva e basta, ecco, entrano in conflitto e se tu possiedi la conoscenza della questione vera, puoi contrastare l'altra. La cultura della gente comune. Allora, questo mi ha aiutato molto e mi ha aiutato anche la filosofia. Cioè, se da un lato la storia mi ha fatto capire che l'omosessualità non era una patologia, la filosofia mi ha insegnato a ragionare sulle obiezioni che ci sono contro l'omosessualità, no? Di persone che credono di aver inventato dei ragionamenti validi per contrastare l'omosessualità. Per esempio, il ragionamento più comune che adesso per fortuna poche persone fanno, ma che ai miei tempi era molto, molto diffuso, no? Se noi tollerassimo l'omosessualità, questa si espanderebbe e minaccerebbe proseguimento dell'umanità, no? L'umanità si è, cioè se noi lasciamo che gli omosessuali facciano quello che vogliono, ci sarebbe il rischio che tutti diventassero omosessuali e l'umanità si estinguerebbe. Ora, ovviamente, a tutte le persone con un minimo di buon senso e di intelligenza, un'idea del genere appare del tutto idiota, no? Perché lo è idiota, cioè idiota nel senso che nasce dall'ignoranza assoluta, perché innanzitutto considera l'omosessualità come una specie di malattia, no? Per cui io sono omosessuale, cerco di sedurre quante più persone possibili e nel momento in cui vengono in contatto con me diventano omosessuali anche loro, che a loro volta contamineranno altre persone, no? Cioè un'idea assolutamente assurda, cioè che l'omosessualità sarebbe un virus come quello dell'AIDS che si trasmetterebbe e porterebbe l'umanità all'estinzione. Cioè l'idea appunto che l'omosessualità è una malattia che minaccia l'umanità. Un'idea assolutamente idiota. Ecco, però, un ragionamento più semplice da fare contro un'idea del genere, prima di quello che ho appena fatto, no? È che questo ragionamento può essere fatto per tutti i comportamenti umani, nessuno escluso, a parte forse pochissimi. Cioè, se noi lasciassimo che tutti gli eterosessuali avessero 10 figli, mettiamo, l'umanità si estinguerebbe perché la Terra si sovrappopolerebbe in brevissimo tempo, moriremmo tutti di fame. Ecco. Per cui non è lecito tollerare che alcuni abbiano 10 figli. Se noi lasciamo che alcuni diventano preti, sacerdoti, monaci, cristiani, buddisti o quello che volete, e facciano voto di celibato e non abbiano figli, alla fine c'è il rischio che tutti diventino monaci o preti, e quindi l'umanità si estinguerebbe, tutte le donne diventerebbero monache o suore, ecco, e non nascerebbero più figli. Quindi non si può tollerare che alcuni diventino preti o comunque facciano voto di celibato, bisogna sposarsi, ecco. Oppure, se permettiamo che la gente si faccia le seghe, che tutti ci facciamo le seghe, no? Cioè, chi è che non si è mai masturbato nella sua vita? C'è il rischio che poi tutti si masturbino e basta, no? E non facciano più rapporti normali e quindi l'umanità si estinguerebbe. Quindi non si può tollerare la masturbazione. Se noi lasciamo che alcune persone diventino ingegneri, no? Decidono di diventare ingegneri, c'è il rischio che un giorno tutti decidano di diventare ingegneri e allora nessuno più lavorerebbe la terra.
E quindi moriremmo tutti di fame e l'umanità si estinguerebbe. Alcune persone decidono di diventare avvocati. Ma se noi lasciamo che alcuni diventino avvocati, potrebbero diventare tutti avvocati. E allora, stesso discorso che con gli ingegneri. Ora, se voi notate, qualsiasi scelta faccia un essere umano nella sua vita, se diventa universale, diventa nociva, cioè le scelte individuali sono buone perché sono individuali, perché le faccio io e non le fa un altro le fa altre. Le scelte non sono mai universali. Noi esseri umani facciamo tutte scelte diverse. A parte il fatto, no, che anche se fossero tutti omosessuali, oggigiorno non cambierebbe nulla, perché si potrebbe, che so, fare un decreto, dire ok, siete tutti omosessuali, però o ricorriamo alla fecondazione artificiale, per cui le donne lesbiche devono farsi fecondare, poi magari se non le vogliono allevare tutti quanti, gli diamo una parte ai gay, alle coppie gay, ecco, oppure cioè, ci deve essere una prima fase nella gioventù in cui bisogna, come dire, ingoiare rospo, avere rapporti con delle donne e generare dei figli. Dopo, quando si è generato il figlio, tutto a posto, no? Cioè, infatti, tanti omosessuali cosa sono? Degli uomini sposati che in gioventù hanno avuto una vita familiare abbastanza normale, no? Hanno avuto figli, magari hanno avuto anche qualche avventuretta fuori, poi arrivati a 50 anni fanno le pazze e si fanno sfondare dal primo camionista che capita. Allora dico, dov'è il problema? La loro funzione riproduttiva l'hanno svolta, non c'è nessun problema. Quindi non ci sono motivazioni né religiose né filosofiche, diciamo, né pratiche, per dire che l'omosessualità è in sé sbagliata. Certo, forse si può pensare che travalicati certi limiti diventa dannosa, come qualsiasi altra cosa che riguarda la natura umana. Però dire che non deve esserci è assurdo. È assurdo perché è semplicemente una scelta fra tante altre. Scelta nel senso non che io decido di essere gay, perché quella è un'altra questione, nel senso che decido di avere dei rapporti omosessuali, perché certamente io non posso decidere di essere omosessuale, però posso decidere se accettarmi e quindi poi anche avere una vita sessuale regolare, oppure negarmi, ridurmi a farmi le seghe e vivere in frustrazione e senso di incompletezza, in conflitto con me stesso. Ecco, quindi noi vediamo proprio che non c'è nessuna motivazione di nessun tipo razionale per negare il proprio essere. C'è una sola cosa che ci spinge a negare il nostro essere. Cioè il fatto di essere circondati da persone che non sanno e non capiscono. E di fronte a queste persone bisogna essere pronti a rispondere. Quando sparano le loro cazzate, come quelle che ho descritto appena adesso, bisogna essere pronti a rispondere con calma, perché poi loro, se tu hai una reazione isterica, loro si servono di questa tua reazione e ti dicono, ecco, i gay si incazzano ogni volta che qualcuno non è d'accordo con loro. Quello che è successo per esempio con la canzone di Povia, di quello scemo di Povia, Luca era gay, no? Che era chiaramente una canzone anti-gay perché voleva spingere i gay a curarsi, no? Ecco, i gay hanno reagito tutti violentemente e allora gli anti-gay, gli anti-omofilisti, se ne sono approfittati immediatamente, hanno detto, ecco, vedete, uno dice, esprime una sua opinione e loro gli danno subito addosso, no? Perché questa gente non sa, non capisce che in realtà vai a toccare un tasto molto doloroso, no? Per tutti noi, perché loro non sanno, e allora dobbiamo spiegarglielo noi. Ecco, magari loro continueranno a non capire, però se non altro resteranno con le pive nel sacco. E anche per oggi ho finito, sperando di essere stato utile a qualcuno. Arrivederci.